I trofei MP Dynamic Exhaust Moto Estate sono ufficialmente partiti dall'autodromo di Varano de Melegari per il primo round stagionale. Tanti piloti al via e bagarre in pista in una due giorni baciata dal sole che ha consentito di vedere un bello spettacolo in pista. I primi a scendere in pista sono stati i piloti della Supermono e della BDB Leggera. Nella Supermono vittoria di Raimondi. Il campione in carica si è confermato solitario al vertice, precedendo il tedesco Frey e Fabio Ferri, che ha completato il podio. Nella BDB Leggera, successo di Marco Dall'Aglio dopo un bel duello che lo ha visto uscire vincitore, con Roma ottimo secondo che ha preceduto Nostini terzo. Nella BDB Leggenda, vittoria di Scanavino che si è imposto su Rosbock e Greco. La Mini GP, protagonista in due gare, ha trovato in Cervioni il dominatore assoluto. Il pilota romagnolo ha trionfato nell'assoluta e nella 10 pollici. Alle sue spalle nella 10 pollici il debuttante Zampa. Nella 12 pollici vittoria di Ameli, secondo assoluto. Il giovanissimo pilota della Phantom ha preceduto Dignoti e Trubi. Altri debuttanti in sella alle due tempi. In gara 2 si è ripetuto Cervioni, autore di una gara solitaria, e alle sue spalle Ameli, primo della 12 pollici. Il podio 12 pollici è stato completato da Dignoti e Trubia, mentre nella 10 pollici il secondo posto è andato a Zampa. Tanta bagarre nella 300 tra Lusso e Vitali, due compagni di squadra hanno dato vita a una bella bagarre che si è conclusa sul traguardo con la vittoria di Lusso, che ha preceduto sul traguardo il debuttante Vitale, autore di un bellissimo esordio. Terza piazza per Iotti, che ha preceduto sul traguardo Trombin. In gara 2 Vitali si è preso la rivincita, il giovanissimo pilota ligure ha battuto in volata il campione in carica Nico Lusso. I due piloti, come in gara 1, hanno staccato la concorrenza cappeggiata da Lorenzini, out in gara 1, e si è rifatto con un ottimo terzo posto. Vittoria in solitaria per Samarani nella prima gara della 600, il pilota bresciano è andato in fuga fin dal via, lasciando Mortali e Gasperini a lottare per la seconda piazza e vederli concludere nell'ordine alle spalle del dominatore stesso Samarani. Mortali è così tornato sul podio dopo un 2019 sfortunato e Gasperini ha centrato il terzo posto all'esordio nella categoria. Nella stock, vittoria di Travagliati, quarto assoluto, seconda piazza per Felappi, al ritorno nella 600 dopo due anni di 300 e ultimo gradino del podio per Speretta, che ha preceduto Marzia Puncini. Il copione di gara 1 si è ripetuto nella successiva, Samarani in fuga, ha staccato la concorrenza, ha trionfato in solitaria, seconda piazza per Mortali, che conferma il risultato di gara 1, e terza piazza per Fortunati, bravo a chiudere. Sul podio dopo il quarto posto di gara 1, la stock se l'è aggiudicata Travagliati, che ha battuto la concorrenza di Mauro Puncini, ottimo secondo dopo la scivolata nella prima manche, ha completato il podio Felappi. Nella stock vittoria di Travagliati, quarto assoluto, seconda piazza per Felappi, al ritorno nella 600 dopo due anni di 300, ultimo gradino del podio per Speretta, che ha preceduto Marzia Puncini. Spettacolare la gara della Moto 4, quattro giovani scatenati al comando, Mattei, Campagna, Tribuzzi e Galloni. Si sono scambiate le posizioni al vertice ogni giro, le giovani promesse non si sono risparmiate, regalando un grande spettacolo. Alla fine l'ha spuntata Mattei, in volata su Campagna, Galloni e Tribuzzi, un quartetto di belle speranze che renderà il campionato molto equilibrato. Nella 125 Open, vittoria per Repetti, che ha preceduto Bondavalli e Albani. Dopo una bella gara, nell'SP, affermazione per Balboni, ha preceduto De Padova e Puzzo, all'esordio assoluto nelle corse. Bartolini e Cristini hanno subito fatto il vuoto alle spalle. Nella 1000 Open, con il passare dei giri, il pilota del team GPM ha staccato Cristini, andando così a vincere indisturbato. Cristini, da parte sua, ha tenuto a debita distanza a Buccelli, che ha completato il podio, fuori Brugnone e Malfatto, dopo essere stati protagonisti nei primi giri. La Race Attack, che si disputa su Benmash con Soma di Putti, ha trovato in Liberini, primo vincitore stagionale. Il forte pilota lombardo ha battuto Bianucci. I due piloti si sono spartiti le vittorie, hanno chiuso a pari punti con un primo e un secondo di Mash. La vittoria è andata a Liberini per la vittoria di gara 2, che è la discriminante in caso di parità. Al terzo posto un Super Bocenti. Ha chiuso il programma la Race Attack 1000 con un pari merito tra Palladino ed Orchio. I due piloti hanno fatto un primo e un secondo a testa, con Palladino vincitore per aver vinto gara 2. Al terzo posto Scotti, che si conferma protagonista della categoria con un terzo e un secondo posto di Mash dopo questa prima prova. Il Moto Estate si prende la pausa e ritorna in pista il 12 e il 13 settembre, sempre a Varano.